politica di esclusione dalla società verità alla base, intanto perché fondamentalmente l'accorpamento dei due PGT comporta l'unione di due piani che a loro volta erano già stati oggetto di valutazione ambientale strategica, e quindi tutti gli aspetti e gli impatti significativi rispetto alle scelte fatte dai due PGT erano già stati a suo tempo valutati. In realtà con questo piano si è tentato di introdurre alcune migliorie, perfezionare alcune previsioni di piano per quanto riguarda l'aspetto fondamentalmente viabilistico, che era quello che forse era l'elemento che a suo tempo aveva raccolto magari qualche osservazione in più dagli enti competenti in materia di tutela dell'ambiente. Mi riferisco in particolare modo alla tangenziale nord germana. Che sono arrivati, mi sembra, 159 firme favorevoli, adesso ne sono arrivati 470, 9 però di queste 295 di Verderio, quindi se limitiamo ai cittadini di Verderio ci sono queste posizioni. La posizione dell'amministrazione comunale è già in contratto già dal 2016 con la provincia per approfondire questa questione qua. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di procedere su questa cosa qua per arrivare a un progetto di fattibilità che vada a sviscerare tutti gli aspetti positivi e negativi, gli impatti che questo ha, quindi progetto di fattibilità, accordo di programma con la provincia di Lecco che definisca chi fa che cosa. Il progetto di fattibilità lo fa la provincia con risorse interne, siccome la provincia non ha altre risorse, nell'accordo di programma sarà previsto che il comune di Verderio si accollerà l'onere per fare delle indagini geologiche, di carotaggi in sostanza, per vedere, e delle geotecniche e quella della zonizzazione acustica, della non zonizzazione, delle verifiche acustiche. Sì, sì, sì.